Banca di Credito Cooperativo, che è una banca che per sua natura sta nel territorio, da sempre vicina, devo dire, all'azienda e all'ospedale di Portogruaro in particolare, ci dona questa somma che consente di attivare una modalità operativa che prima non avevamo. Saremo primi in Veneto. Ecco, ma al di là di questo è, diciamo, un ulteriore segnale di vicinanza del territorio alle nostre strutture e ai nostri professionisti, ed è anche un modo per riconoscere la capacità e la professionalità che i nostri uomini mettono in campo, uomini e donne, mettono in campo tutti i giorni in ospedale e nel territorio e in azienda in generale. Grazie alla donazione della Banca Prealpi San Biagio acquisteremo in service un particolare strumento, una particolare dotazione che consente di effettuare delle biopsie della prostata, quindi nel sospetto di patologia prostatica in senso lato, di tumore della prostata nello specifico. Qual è la novità? Le biopsie si fanno da anni, questo sistema garantisce la possibilità di fare una diagnosi precoce, di fare una diagnosi molto precisa dal punto di vista della malattia, perché riesce a fondere delle immagini di alcune della risonanza magnetica, che è un esame indispensabile poi per l'esecuzione, con l'operatività in tempo reale dell'esecuzione della biopsia. Per non entrare in tecnicismi, è come un caccia militare che acquisisce l'obiettivo e che una volta acquisito spara il colpo sicuro. Ecco, in questa maniera noi riusciremo ad avere una diagnosi circostanziata per poter poi trattare il nostro paziente. Effettivamente è un risultato che credo sia da ritenere molto importante e prosegue nel solco di quella che è la linea tracciata già in passato da Banca San Biagio, che oggi con Banca Prealpi San Biagio si arricchisce ulteriormente, vista, diciamo così, l'evoluzione anche importante a livello quantitativo. È il frutto dei risultati che si raggiungono qui nel territorio, quindi la nostra mission è proprio quella di ridistribuire le risorse che vengono, dopo aver spesato tutti i costi, vengono emesse nei confronti delle associazioni piuttosto che delle iniziative del territorio. Quella dell'ospedale naturalmente è un settore primario che noi riteniamo molto importante. E quest'anno e l'anno scorso abbiamo avuto un riscontro, diciamo così, effettivo di quello che è l'importanza della salute. E in una situazione pandemica avere a disposizione un ospedale che funziona e quindi è una cosa importante, quindi noi riteniamo che supportare con le nostre risorse, che poi sono le risorse del territorio, iniziative del genere sia proprio l'esatta missione che noi abbiamo.